Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo una torta morbida con mele e cannella. Una ricetta facilissima e velocissima. La classica torta da preparare quando non si ha la più pallida idea di che cosa fare. Non sottovalutate però questa ricetta perché spesso le cose semplici sono anche le più buone. Prima cosa sbucciamo le mele e le taglieremo a pezzetti in maniera molto grossolana. Dopodiché le insaporeremo con la cannella e le mischieremo a mano. Planetaria con la foglia montiamo il burro morbido con lo zucchero semolato. Inseriamo poco alla volta le uova. Quando le uova saranno ben assorbite, aggiungiamo il lievito e la farina. Fino ad ottenere un impasto liscio e ben montato. Uniamo quindi le mele insaporite con la cannella, mescolando a mano. Trasferiamo tutto il nostro impasto in uno stampo precedentemente imburrato. E cospargiamo la nostra torta con dello zucchero di canna. Inforniamo a questo punto a 175 gradi per circa 45-50 minuti.
Ed ecco qui la nostra torta morbida di mele e cannella è pronta. Una torta rustica e semplice da fare. Una torta, come detto in precedenza, salvafaccia. E comunque è un abbinamento tra i più classici in assoluto che non stancherà mai. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale. E se cliccherete sulla campanella, rimarrete aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Qui sotto in descrizione, come sempre, troverete la ricetta per preparare anche voi la torta morbida di mele e cannella e troverete anche dei link. Cliccandoci sopra potrete vedere tutta l'attrezzatura che ho utilizzato per fare questo video. Quindi, per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!